Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi, come al solito, voglio portarvi un nuovo contenuto in Dragon's Dogma 2. Visto considerato che ci sto giocando, mi sta piacendo in particolar modo e così ho detto, ma sì, portiamo qualcosa inerente alla progressione e al leveling. Magari potrebbe essere interessante. Comunque, volevo dirvi che in Dragon's Dogma 2 l'ascesa attraverso i livelli riveste un ruolo fondamentale nel plasmare il destino del vostro personaggio. Ogni passo verso l'alto aumenta inevitabilmente non solo la vostra forza, ma anche la vostra resistenza e una miriade di altre statistiche cruciali per il successo nel mondo di gioco. Attraverso questo sistema di progressione si aprono porte verso nuove vocazioni, abilità assolutamente essenziali per dominare le sfide che vi attenderanno man mano che andrete avanti. A questo proposito vi voglio dire che all'inizio del gioco, meglio nelle prime fasi del gioco, esiste una particolare zona verso nord-ovest, vicino a Vernworth, che può essere particolarmente utile a voi per iniziare a farmare, livellare, eccetera, eccetera. In quella zona mi sono trovato particolarmente bene, perché non solo sono riuscito ad arrivare a un livello 20, ma ho trovato anche tanti oggetti, tanti nemici, una quantità enorme di nemici. Per cui mi sono detto, perché no? Facciamo un video. Oggi quindi esploriamo alcuni consigli per coloro che vogliono destreggiarsi agilmente all'inizio del gioco. Che voi siate degli eroi che si stanno particolarmente impegnando nel gioco o più semplicemente vi state chillando tranquillamente, vi porto alcuni consigli utili che potrebbero agevolarvi nell'avventura. Come vi dicevo, partiremo dal centro cittadino di Vernworth, attraverseremo il ponte occidentale e raggiungeremo il primo incrocio. Qui incontreremo i nostri primi goblin da affrontare. Se non li trovate in questo punto particolare, sappiate che sono comunque in questa zona o comunque nei dintorni. Dopo averli eliminati, procederemo leggermente verso nord alla ricerca di un ciclope. Non potrete non vederlo, anche perché è una figura mastodontica che si staglia nei boschi. Vi dico soltanto una cosa, che qualora non doveste trovare il ciclope perché magari l'avete già sconfitto in una sessione precedente, per farlo respawnare dovrete semplicemente allontanarvi da Vernworth e recarvi per esempio nel paese più vicino o comunque in una zona abbastanza lontana. A questo punto vi riposerete per 2 giorni circa, ritornerete a Vernworth e vi recherete nuovamente nella posizione indicata dove si trova appunto il ciclope e voilà, ricomparirà. Ritornando al discorso del ciclope, dovrete concentrarvi nel colpire il suo volto per rompere la sua protezione e poi mirare dritto all'occhio per infliggere danni massicci. Una volta sconfitto il ciclope, continuerete il vostro viaggio dirigendovi verso est, fino a raggiungere la torre che si affaccia sul mare vicino a Vernworth. Qui, tra goblin, arpie e rettili, farete letteralmente incetta di punti esperienza. E mi raccomando ragazzi, tenete in considerazione anche la torre, poiché troverete anche degli oggetti, delle drop nascosti nei forzieri. Una volta affrontate queste sfide, proseguirete verso la strada principale, salendo verso ovest, sulla collina, alla ricerca di una rientranza. È un anfratto che si trova in questa posizione. Troverete un dungeon da esplorare, affrontando creature umane, un mid-boss armato di doppia spada e qualche non morto. In buona sostanza, è un dungeon abbastanza ricco di esperienza e di loot, soprattutto. Sempre in questa zona troverete anche una scala di pietra. Una volta raggiunta la cima potrete rompere una parete di roccia, dietro la quale troverete molti scheletri, ma anche parecchio loot. Fate bene attenzione agli scheletri in quest'area perché tenderanno ad animarsi qualora doveste accedere al contenuto dei forzieri. Quindi, una volta eliminati tutti i nemici, potrete fare incetta dei tesori e inoltre troverete anche lo scudo di Vernworth, molto utile se state adoperando la classe del guerriero. Esplorerete attentamente il dungeon fino al secondo piano, quindi procederete attraverso un tunnel che vi condurrà all'esterno.
Uscendo dalla seconda uscita, quindi del dungeon, vi ritroverete sopra l'accampamento incontrato precedentemente. A questo punto non rimarrà altro che riposarvi per tre volte ricordatevi, per fare respawnare i nemici. Quindi a questo punto potrete scegliere di tornare indietro per ripetere l'operazione di farming. È a totale vostra discrezione. Vi do un'info veloce che potrebbe esservi utile per le vostre scampagnate. Gli equipaggiamenti da campeggio più sono semplici e più sono soggetti a rottura qualora doveste essere attaccati durante la notte. A questo punto vi consiglio di adoperare un equipaggiamento da campeggio di qualità superiore, in quanto sarà più difficile da rompere, quindi inevitabilmente vi durerà di più e non dovrete necessariamente staccare gli equipaggiamenti da campeggio, anche perché pesano parecchio. Adoperando quindi questa strategia potreste livellare tranquillamente in tutta questa zona che vi ho segnalato, semplicemente perché qui oltre ad exp troverete anche delle risorse e sarete anche vicini alla città, oltre ovviamente ad avere intorno a voi diversi siti e zone da campeggio dove riposarvi, quindi avrete letteralmente l'imbarazzo della scelta. Potrete quindi tornare anche a Vernworth per potenziare il vostro equipaggiamento e ritornare una volta pronti per un nuovo combattimento. E questo è tutto per il video di oggi, ragazzi. Come vedete è una guida molto semplice. Volevo condividere queste informazioni con voi perché mi sono trovato particolarmente bene a seguire questo piccolo procedimento. Fatemi sapere la vostra, qual è la zona magari che vi è piaciuta di più all'inizio del gioco, visto che al momento mi trovo qui, e eventualmente scrivetemela qui sotto nei commenti. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!